Ciao, Oh, ciao eccoci Sara. Grazie qui. Ciao, ciao a tutti. Grazie Fabiana per avermi invitata. a te anzi per aver accettato, visto che come saprai è la mia terza diretta su Twitch. Io sono molto contenta che tu mi abbia dato la disponibilità. Grazie a tutti quelli che ci seguono. Ci tenevo a fare una chiacchierata con te, anche perché sei la prima ragazza con cui faccio una live su Twitch, ma anche perché sei un'icona in questo mondo. Sì, è vero. Ho letto moltissimo di te, quindi so che sei molto seguita, hai una grande community, sei famosissima in questo ambito. Come hai iniziato? Oddio, adesso dai, famosissima. Diciamo che me la cavo nel mio ambito, dai, diciamo così. E guarda, ho iniziato così un po' per gioco in realtà, perché giocavo ad un videogioco con degli amici e mi ero trasferita da poco qui a Milano. Io sono di Rimini, originaria, e avevo la 100 mega, cosa che al tempo per me era utopia a Rimini perché viaggiavo con una 1.2 che non mi permetteva di fare nulla di questo stampo, ecco. Potevo al massimo videogiocare e già mi lagava tantissimo. Però ci si provava. E quando mi sono trasferita qua a Milano, appunto, mi è capitato di avere una connessione incredibile perché già qui a livello di infrastrutture l'hanno messi molto bene. E ho detto, ma sì, io comunque gioco spesso ai videogiochi. Mi era capitato di vedere questa piattaforma che mi sembrava interessante, dove le persone giocavano in diretta. E ho detto, ma sì, dai, proviamo. E così, un po' per gioco, ho iniziato. Poi ho scoperto che mi piaceva, era molto bello comunque condividere questa passione e conoscere anche altri appassionati, perché è un modo alla fine per conoscere anche nuove persone, cosa che mi risultava magari più difficile in altri ambiti, tipo ecco a Rimini non avevo molti amici che videogiocavano, ne conoscevo qualcuno, ma di sicuro non così tanti. E poi sono andata avanti. È nato un po' così, per caso. Per caso, beh, però direi che in realtà tu dici che non sei tanto famosa, ma lo sei come? Sei una grande community, un grande seguito, anche se nata un po' per caso, anche per la fortuna di essersi spostati a Milano con un'infrastruttura Sì. migliore. Hai tantissima gente che ti segue, poi immagino darai anche quasi un supporto quotidiano rispetto alla quotidianità, alle abitudini. Mi sembra di capire che chi vive questa realtà di Twitch un po' si sia creata intorno a sé un gruppo proprio di amicizia, vero? Questo Sì, me lo è confermi tu. così. Perché comunque Twitch permette questo tipo di rapporto immediato appunto con le persone, quindi non è come lasciare un commento sotto una foto che dici, ah, non so se quella persona mi risponderà. Cioè, ok, magari ci sono tante persone ed è difficile rispondere a tutti, però diciamo che ci si prova e si creano poi questi rapporti perché ci sono persone che comunque mi seguono tutti i giorni o comunque spesso durante la loro settimana e sono abituata a vederle comunque, a interagire con loro. Quindi non dico che sia un rapporto di amicizia normale perché è difficile, cioè ovvio, bisognerebbe comunque uscire insieme, parlare insieme anche di persona, però si creano comunque dei contatti, che è una cosa secondo me molto importante, specialmente in un periodo come questo. E Certo, io lo anche vedo, sì, lo vedo un po' anche come un impegno sociale, perché no? Magari, sai, anche per da questo punto aiutare. di vista lo è. Poi d'altronde, a Sì. parte che io ho un concetto di normale molto, molto ampio, io credo che sia difficile definire qualcosa di normale, dire quella è la normalità ed è la regola Certo. per tutti. Cioè, alla fine questo è un modo diverso, forse ecco, o leggermente diverso per creare una community, ma sicuramente questo anno particolare nel quale poi alla fine le persone hanno avuto anche esigenza di incontrarsi in un'altra maniera, forse questo mondo ha avuto un Vero. modo di esplodere ulteriormente, se non credi. Assolutamente sì, infatti specialmente durante il lockdown, quando c'erano comunque regole più ferree, c'erano tantissime persone che ci ringraziavano costantemente ogni giorno perché appunto dicevano grazie che comunque siete qui, ci fate passare magari un pomeriggio un po' spensierato o una serata più spensierata, invece che magari stare ad annoiarsi o a pensare a quello che non potevano fare. Quindi io penso sinceramente che ci sia stato un buon contributo in generale da parte della community di Twitch. Parlo ovviamente di Twitch Italia, ma penso un po' in tutto il mondo. Penso che sia stata una cosa sinceramente importante anche per le persone e sono felice che ci siano molte più persone e anche più social media che siano venuti a conoscenza di questa piattaforma perché in Italia è arrivata molto molto tardi. Io ho iniziato
2013, ho iniziato prestissimo qui. Un Quindi sacco di tempo fa. sapere, sì, ho iniziato quando ancora in Italia non si conosceva, infatti io facevo streaming in inglese all'inizio, io ho fatto 4 anni di streaming in inglese e poi sono passata all'italiano, quindi Però vedi, sono in alla realtà... fine le situazioni di necessità fanno virtù, come dico io ogni Certo, tanto, hanno spinto verso una assolutamente. digitalizzazione notevole del paese, anche se la banda larga non l'abbiamo ancora conclusa, ma è uno degli obiettivi. Senti, vorrei affrontare un argomento con te, anche se mi rendo conto che sia riduttivo, però sei una ragazza e quindi il tema viene fuori in automatico. Donne e videogame, ho visto che hai rilasciato anche un... Insomma, una dichiarazione abbastanza sfogo rispetto al fatto, mi permetto di definirla sfogo, rispetto al Sì, fatto certo, ma di lo era. essere stata chiamata, diciamo, perché donna è carina indipendentemente dalle capacità di giocare. Tu, se vuoi aggiungere Sì. qualcosa rispetto magari a questo tema, che secondo me è un tema importante, non tanto di Purtroppo secondo piano. sì, diciamo che è difficile a volte far andare le persone oltre la copertina. Spesso mi è capitato in passato sia che mi chiamassero aziende o sia anche che gli stessi spettatori mi dicessero tipo, ah no, vabbè, ma tu sei lì solo perché sei carina. Ma io spero sinceramente di avere anche delle competenze in merito perché io penso che semplicemente essendo carini nella vita non si ottiene tutto. Non dico certamente che non sia importante comunque avere una buona presenza, perché è appunto la copertina e magari può attirare, perché una bella copertina magari attira di più. Però non è tutto lì, nel senso, sarebbe bello che a volte le persone andassero anche oltre e cercassero magari anche solo di ascoltare, perché il problema principale è proprio che spesso non ascoltano, magari ci si pongono dei preconcetti già in mente, ci sono ragazzi che magari dicono, ah vabbè, è una ragazza, quindi non ne saprà nulla di videogiochi e quindi magari non apriranno neanche mai il mio canale. Ci saranno tante persone che non apriranno mai il Certo. mio canale per questo motivo, perché magari sono una ragazza. E qui si pone un altro tema, quello per scendere un po' più in un argomento, diciamo che forse riguarda più me politicamente, però qui secondo me merita affrontarlo. Le ragazze e le competenze STEM, che nel nostro paese vedono un po' tutte È dura. le ragazze un po' distanti, forse per ritrosia, anche quella è un po' una paura culturale di andarsi a iscrivere in un ambito di studio che sia scientifico, tecnologico, mentre invece dovremmo spingerle e accompagnarle, perché un po' siamo fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei. E tu che invece in questo sei decisamente più avanti, che consiglio ti senti di dare in questo caso? Non Beh, tanto a noi guarda. che l'abbiamo notato, ma alle ragazze proprio. Alle ragazze in generale, io do il consiglio che se in generale piace qualcosa, dovrebbero perseguirla, secondo me, perché anch'io a mio tempo ho fatto degli errori proprio per colpa di questi preconcetti che ci sono. Perché, ad esempio, io volevo andare all'ITIS, volevo fare comunque seguire la Istituto carriera tecnico. magari di programmatrice, esatto, volevo fare un istituto tecnico, eppure sia i miei genitori che tutti i miei amici mi hanno assolutamente disconvinto a farlo. Mi hanno detto tutti: no, Sara, sei pazza, non andare all'ITIS, sono scuole per maschi, guarda che non ne esci viva. Te lo giuro, Fabiana, mi hanno veramente Noi fatto più o meno capire in siamo di tutti i leva, modi. giusto perché più o meno siamo della stessa annata. Io mi sto Sì. spacciando per un po' più giovane, però diciamo che più o meno siamo degli stessi anni. Ricordo che mia madre aveva lo stesso preconcetto, cioè se una ragazza fa Sì. il liceo, fine, No, che è quello no, no, che più si addice. assolutamente. Esatto, hai detto molto bene che più si addice. Quindi io alla fine sono andata al liceo pedagogico, che per carità, scuola bellissima, mi è piaciuto molto comunque studiare anche più approfonditamente la psicologia, la pedagogia, l'antropologia, tutte queste cose, però io avrei voluto fare programmazione. Quindi mi sono lasciata convincere un po' dall'ambiente, sia familiare che degli amici, che continuavano a dirmi che appunto l'ITIS era una scuola per maschi e non era adatta a me. E alla fine non ci sono andate, ho fatto un altro percorso per poi ritornare sui miei passi alla fine con i videogiochi e il gaming. Però credo che, cioè, io spero che le ragazze di oggi riescano a decidere di più con la loro testa e meno meno, insomma, spinte, ecco, a fare qualcosa per convenzione, non so neanche come chiamarla, per In realtà, credenza. guarda, secondo me è anche difficile, perché poi se non hanno degli esempi concreti oggi, secondo me le ragazze hanno bisogno, anche nelle scuole, di avere degli esempi come il tuo, perché
per far vedere che non è che siamo obbligati a fare determinati No. tipi di attività perché si prestano di più rispetto a quello che la convenzione sociale vorrebbe per noi, ma che un tema come il gaming è tantissimo aperto anche a loro, è un'attività Assolutamente quella sì. di programmatrice, di ricercatrice nell'ambito, penso, dell'aerospazio, potrebbero funzionare Certo. benissimo anche per una ragazza. Quindi io sono molto attenta a questo tema. Adesso sarà che chiaramente facendo il ministro delle politiche giovanili mi sono ritrovata proiettata in questo mondo rispetto a quello che stavo in precedenza, pubblica amministrazione, un ambito diverso. Qui mi sono accorta che i ragazzi hanno bisogno, anche se forse me lo dovrebbero dire loro qui e commentando in diretta, di essere orientati. Secondo me, soprattutto le ragazze, avessero degli esempi concreti anche come il tuo. E anche in età molto giovane potrebbero chiarirsi le idee, perché poi uno anche la scuola la professione la sceglie sulla base degli esempi e sulla base delle Vero. possibilità concrete che uno gli porta davanti, no? Ha la possibilità di vedere te e dice: ah, allora, cavolo, c'è la possibilità di lavorare in questo modo, c'è la possibilità di esplodere sul fronte professionale anche con questo tipo di nuove carriere, perché poi c'è tutta una serie di nuove professioni. E tu ne fai alcune di queste, penso al content creator, se chiedessi, no, non dico a mia mamma, ma a chiunque qua per strada, io abito in un Esatto, che piccolo comune cos'è? della provincia di Cuneo, ho voluto che sappiano che tipo di professione sia, ecco, per cui difficilmente magari riuscirebbero a suggerirla anche ai propri figli come Certo. un'ipotesi di prospettiva futura. Beh, potrebbero anche vederlo come qualcosa appunto che non può sfociare in una professione, ma come tante altre passioni che poi sfociano in professioni. E sono assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto perché un orientamento sarebbe fondamentale, secondo me, nelle scuole fin da giovanissime, addirittura forse fin dalle elementari, perché spesso appunto molte ragazze si precludono determinati percorsi di vita perché pensano che non siano adatti e quando in realtà Certo. non è così, semplicemente che non vengono proprio prese in considerazione determinate scelte. Quindi io non dico solo ecco quello del content creator, ma appunto anche quello della programmatrice o come dicevi prima della ricercatrice scientifica, della politica, cioè ci sono tantissime branche che magari ora non vengono prese in considerazione per X motivi. Quindi sì, sarebbe super importante un orientamento fin da subito, ecco, fin dall'infanzia. Perché alla fine se si cambiano, cioè se anche i genitori vengono comunque a Esatto. contatto con questo tipo di professioni, ma secondo me poi sono i primi che si ricredono perché comunque i miei genitori al tempo, ad esempio, non credevano in questa mia professione, anzi mi dicevano ma perdi tempo con i videogiochi e poi io piano piano invece gli ho fatto capire che non era solo questo, che cioè potevo fare tanto di più, ok, i videogiochi magari sono stati la scusa per iniziare, però poi si Certo. spazia tantissimo su Twitch, cioè si fanno veramente tante cose. Quindi alla fine è una professione che nasce da una passione, ma è intrattenimento. E tante persone sono in grado di fare intrattenimento, secondo me, a prescindere dal sesso o dall'età. Non è così facile, te lo dico, almeno, io te lo dico, però dipende dalle inclinazioni naturali. Io, insomma, Sì, ce l'abbiamo certo. detto nella chiacchierata di prima, io fatico un po' in generale, non sono una grande amante delle telecamere, per cui è chiaro che ci sono delle inclinazioni per cui qualcuno riesce meglio in certi ambiti. Guarda, ti Però assicuro che sei bravissima, perché mi è comunque capitato di fare altre già. ospitate o essere intervista. Ti assicuro che sei brava, sei molto brava, quindi non farti problemi di questo tipo, perché vedo comunque anche la chat che sta andando molto, molto fluida, quindi vuol dire che stai conducendo super bene. Grazie, grazie. Senti, ma tu visto che la vedi la chat, perché io ho il cellulare distante, come ho già Sì, detto io l'altra la volta, tengo aperta qui. se trovi qualche domanda, spunto interessante su cui possiamo, insomma, se ci sono domande per me o per te, magari me le dici, perché io qualcuna la riesco a vedere, altra non tanto, però così magari teniamo anche un po' il dibattito acceso, non solo sul mio punto di vista, perché io poi chiaramente ho preso degli spunti rispetto ai video che hai fatto, visto qualcosa, letto delle tue interviste, allora certe domande mi vengono spontanee a fartele, però altre, insomma, se emergono possiamo anche provare almeno io posso provare a dare una risposta, tu in questo sei sicuramente più sul pezzo di me.
Guarda, io, a parte che vedo i ragazzi che ti fanno appunto tutti i complimenti in chat e sono molto contenti appunto che ci sia un ministro che si occupa veramente appunto dei ragazzi così, se ne preoccupa così tanto addirittura da venire qui su Twitch, è una cosa bellissima, infatti vedo che tutti stanno apprezzando e poi appunto ci Grazie. sono le testimonianze di tante persone che appunto dicevano che sono rimaste, chi fregato dal cambio d'università, chi invece magari voleva fare una professione piuttosto che un'altra, ma non l'ha neanche presa in considerazione. Non è facile, diciamo, scegliere dei percorsi di vita, soprattutto quelli nuovi, perché si ha spesso paura che magari non portino da nessuna parte, no? I miei genitori, grazie, adesso mi dicono: ah, brava, bravissima, brava, complimenti, però al tempo no. Quindi, Eh beh, certo. Col senno di poi sono tutti bravissimi a dirti quello. Però Esatto, è quello che dico anch'io. Adesso è facile diciamo, parlare. adesso che li hai tirati in ballo, no, i tuoi genitori, Che tra come hanno l'altro preso forse mi stanno anche effettivamente? seguendo, Ah, diciamo. ecco, grande, allora mi stai dicendo. Come hanno preso questa tua iniziativa? Perché, vabbè, io ti potrei raccontare come mi hanno preso la mia ascesa in politica, Mi direi che. piacerebbe, mi piacerebbe moltissimo saperlo. Non Guarda, vedo posso dirti? Beh, a me piacerebbe, se poi hai voglia di raccontarlo. No, allora, posso dirti che i miei inizialmente non la vedevano assolutamente come una professione, ma perché non esisteva nemmeno come professione al tempo. Quindi veniva visto come una perdita di tempo che poi per una ragazza era impensabile. Poi, beh. perdita di tempo al cubo, forse, no? Sì, figuriamoci. Poi vabbè, in realtà da questo punto di vista non hanno mai fatto discorsi del ah no, se una ragazza non puoi giocare ai videogiochi, no, questo non me l'hanno mai detto, anzi, da quel punto di vista mi hanno anche abbastanza supportato, nel senso che sì, comunque per dire, se anche da bambina, se a Natale o compleanno chiedevo un videogioco, di solito me lo prendevano, ecco, non è che mi dicevano no, piuttosto ti regaliamo la Barbie. Sì, magari Ecco, beh. tentavano, ecco, di spingermi a uscire di casa, ma già che poi lo facevo anche già abbastanza in realtà, perché sono sempre stata una bambina molto, molto vivace anche all'esterno. Quindi, ecco, Però ti hanno magari. supportato, cioè, ti hanno Sì, supportata allora, tanto. durante l'infanzia sì, poi quando sono cresciuta speravano probabilmente che io ci dessi un taglio con i videogiochi, ma così non è stato. Quindi ecco, da lì un po' sono nati i problemi perché appunto avrebbero voluto vedermi magari fare altro, magari mi dicevano ma perché non vai a teatro, non fai questo, non fai quell'altro, piuttosto che magari giocare ai videogiochi in casa. Ecco, quella non era una cosa che vedevano bene. Hanno avuto un po' timore di come tu gestivi la tua presenza all'interno del mondo dei social, perché poi quando magari un genitore non conosce a fondo, no, penso a Twitch, ma penso anche agli altri tipi di social, che cosa faccia il proprio figlio lì? Un po' di timore viene, no? Io penso a tutto il mondo adulto che adesso ha scoperto, anche a quello politico che ha scoperto che io sono su Twitch, mi domanda ma che cosa succede, che cosa si dicono i giovani, come funziona. Rispetto alla gestione dell'immagine in particolare, no? Io qui torno un po' su un tema un po' più, diciamo così, meno legato a te, ma un po' più terzo per riuscire a darmi una Certo. visione di più ampio respiro. Noi abbiamo un sacco di ragazzi che entrano all'interno dei social e tu che consiglio ti senti di dargli anche rispetto alla gestione della propria immagine? Perché io ci penso spesso, oggi se uno carica dei contenuti di un certo tipo, poi magari sul mondo del lavoro ha dei riflessi. Diciamo, un mondo del lavoro diverso da questo, più tradizionale, ha dei riflessi di un certo tipo. Quindi forse fare attenzione anche alla propria immagine digitale e a quello che si fa all'interno dei social, imparare ad usarli, diciamola così, può essere una cosa importante di cui la politica forse si Certo. dovrebbe occupare. Ah, questo assolutamente sì, perché comunque viviamo nell'epoca dei social, quindi quante volte capita alla fine che magari durante un'assunzione, durante un colloquio ci sia il capo che magari va a guardare sui social chi è effettivamente quella persona per capire un attimino, per forse conoscerla anche un pelino di più, anche se poi io sono dell'opinione che non si possa conoscere una persona tramite i social, però puoi magari capire quelli che sono i suoi interessi, questo sì. E sì, cioè in un momento come questo, in cui appunto i social sono parte integrante della nostra vita, sarebbe importante anche imparare ad utilizzarli e magari prevenire determinati comportamenti che possono portare poi ad altre persone magari a pensare male. Perché a me è Perché capitato, ad poi esempio, sì.
È un po' questo il tema, no? Esatto, Sì. magari poi noi che siamo ragazze siamo ancora più soggette a questo purtroppo tipo di atteggiamento. Adesso, tralasciando la foto mia del giorno della festa della donna con i piedi appoggiati sulla scrivania, che chiaramente ha fatto Ma è esplodere una bellissima, è bomba. diventata virale quella foto. Tra l'altro, ieri me ne hanno parlato, mi hanno detto: "Ah, ma vai ospite dal ministro, quella che ha messo le gambe sulla scrivania, grande!" Il messaggio che volevo dare era però proprio un po' questo, no? Noi viviamo come Sì. ragazze soprattutto incasellate all'interno di stereotipi che ci danno e poi appena uno tenta di uscire un minimo rischia di essere preso di mira, però è chiaro anche o comunque di non sentirsi adeguato rispetto a quello che è lo standard che gli altri pongono per te, però è chiaro che Certo. anche è anche importante fare attenzione all'utilizzo scorretto perché poi è un secondo. Che è, diciamo così, l'immagine genuina che si vuole Sì. dare in un certo senso viene poi tradotta dai malpensanti in un Dici altro. molto bene, ci vuole un sacco di tempo a costruirsi una credibilità e un secondo a distruggerla, quindi sì, usare comunque i social nel modo giusto secondo me è importante. C'è chi dice che tutti portino una maschera, ad esempio sui social. Ecco, io non sono d'accordo, secondo me non è così. Semplicemente, ecco, non si condivide tutta la propria vita, si condivide magari una parte della propria vita. Ecco, magari se hai una giornata no, non è che devi per forza scriverlo sui social e sfogarti, oppure puoi farlo magari per insomma, cercare anche il supporto delle persone. Però Certo. sì, secondo me è importante anche imparare a limitarsi. Poi, per carità, c'è chi ne ha fatto un personaggio magari del fatto di esagerare, no, determinate caratteristiche, di se stessi. Però in certi casi Però, funziona, che non è detto che esatto, in funzioni certi in casi tutti. sì. Esatto, però non è che funziona per tutti, ecco, è tipo uno su 1 milione ce la fa, nel senso che non è che tutti con un personaggio particolarmente esuberante o particolare riescono a sfondare nel mondo dell'internet. E essere alla fine una persona che utilizza i social e farlo nel modo giusto, secondo me, è importante ed è qualcosa che le scuole anche dovrebbero insegnare, è come E la qua vedo vai, io. bravissima perché mi hai dato un assist di un'altra domanda che ti volevo fare, un punto comunque di discussione che volevo affrontare con te. Nelle scuole forse sarebbe interessante non tanto insegnare videogiochi come qualcuno ha voluto esemplificare No, rispetto beh, a quello quello non. che è nelle altre dirette, ma provare a portare il sistema dei videogiochi come metodo di studio per provare a sviluppare delle competenze che potrebbero essere, per esempio, quelle di programmazione, provare a fare più laboratori di robotica. Questo anche nell'ottica di provare a coinvolgere di più le ragazze nelle discipline che sono tecnico-scientifiche, perché magari se avessimo avuto questo tipo di approccio anche noi alle elementari, probabilmente adesso tu ci sei arrivata, io decisamente no, perché ho fatto il liceo, ho studiato giurisprudenza, quindi ho seguito esattamente il percorso che mi era stato disegnato di fronte, però magari ecco, sarei andata in tutt'altro senso, avrei scoperto che il mio futuro deve andare in tutt'altra direzione, Vabbè, verso. sì, tra l'altro condividiamo, perché io giurisprudenza ho fatto un anno, ho fatto il primo anno di giurisprudenza perché volevo entrare in polizia, quindi condividiamo anche questa cosa, però poi mi sono ritirata dopo il primo anno perché ho capito subito che non era la mia strada, cioè tra l'altro appunto al primo anno avevo dato info giuridica, info web, web, website, cioè avevo dato praticamente tutti gli esami che erano poi, tra l'altro, nemmeno, ma non erano obbligatori, avevo dato tutti gli esami che potevo tranquillamente tralasciare, tutti quelli riguardanti la programmazione, i siti web, l'informatica. Infatti, lì ho Quindi la detto: ma passione è cosa sto venuta fuori da facendo? sola, diciamo. Sì, infatti, lì ho detto: ma io sto facendo giurisprudenza e sto dando tutti gli esami di informatica, ma cosa faccio qua dentro? Infatti, ho fatto il primo anno e poi ho detto: no, allora a sto punto, Infatti, perché io che sì. sono la studentessa tipo di giurisprudenza, l'ultimo esame che ho dato, praticamente non dico l'ultimo, ma quasi, è quello di informatica che era crocette su carta, una cosa meravigliosa. Io sono proprio i primi, pensa che ho dato, cioè mi sono messa lì, ho fatto il sito web, mi ero preparata già tutto. E quindi lì ho capito, sì, cioè ho capito proprio facendolo che non era la mia strada, che sarebbe stato bello entrare in polizia, però non era la mia via, secondo me. Quindi poi sono tornata sui miei passi e vabbè, lì dopo sono andata a lavorare, poi mi sono trasferita a Milano ed è successo quello che è successo. Però sì, secondo me se, come dicevi tu, già a scuola
insegnassero ad utilizzare sia i social nel modo giusto che i videogiochi, nel senso che ci sono tanti videogiochi che sono paragonabili a forme d'arte, secondo me, e ci sono anche tanti videogiochi che sensibilizzano tantissimo. Io li gioco spesso in live, ce ne sono alcuni che trattano il tema del bullismo, alcuni che trattano il tema del sessismo, del divorzio dei genitori. Ci sono videogiochi importantissimi, secondo me, per lo sviluppo di una persona. Ti fanno proprio ragionare. Questo è importante, non è da poco. Qualcuno anche nei commenti l'ha detto, forse più che insegnare ai ragazzi ad utilizzare i social, dovremmo anche insegnare ai genitori che cosa c'è, sì, che cosa si trova e come si possono sfruttare questi nuovi mezzi per riuscire a trovare un futuro proficuo, comunque essere anche solo all'altezza con i tempi, perché poi insomma il mondo della tecnologia va avanti veloce, noi non possiamo pensare di rimanere, lo dico da genitore, bloccati certo, dietro le fermi. Nostre paure con delle convinzioni che magari non sono quelle reali sull'utilizzo dei social o dei videogiochi, per esempio quello di cui parlavi tu adesso, se c'è un videogioco che insegna la sensibilizzazione sul bullismo, forse allora molto più utile quello che fare un altro tipo di attività di laboratorio. Forse anche Certo. i corsi delle scuole su questo andrebbero, non dico aggiornati, rinnovati, non un dico, pochino sì, un po' rinnovati. Un po' rinnovati e riconcepiti proprio in quest'ottica, perché si può dare tanto supporto, si può insegnare in una maniera differente e si può imparare in una maniera differente. Se giocando si può imparare a programmare, insomma. Credo che io per mio figlio un tipo di attività di questo genere lo vorrei tantissimo, perché poi uno non pensa mai al lato umano del No. videogame, perché la sua natura lo vede come qualcosa di asettico e molto freddo, però tu stai dicendo l'esatto opposto, Assolutamente, cioè c'è tutto un esatto. lato umano di fondo che può insegnare anche tanto. Ma secondo me sì, poi vabbè, adesso io sono forse extra sensibile a determinate cose perché molti dei ragazzi della mia community mi seguono anche perché io sono una che non si trattiene, quindi quando per dire c'è un videogioco che mi emoziona particolarmente, se mi viene da piangere io piango, cioè per me le telecamere come non averle, ormai ci sono, ormai per me sono parte della mia vita, esatto, però non ci faccio proprio caso, per me è come se fossi lì con delle persone comunque che mi conoscono, con cui sono a mio agio, quindi se io voglia di farmi un pianto perché quel gioco mi ha emozionato, io me lo faccio e ci sono tanti giochi veramente in grado di emozionare e, come dicevo prima, che trattano anche temi molto importanti, anche pesanti a volte. Mi è capitato anche di dover interrompere delle live perché magari c'erano dei temi che mi toccavano particolarmente e faticavo ad andare avanti. Però secondo me videogiochi come questi sono anche importanti da poter far conoscere magari anche ai ragazzi più giovani, perché magari si limitano a giocare alle solite cose che possono essere un Fortnite, un League of Legends, cioè si limitano magari a giocare i giochi più famosi, tralasciando tutta quella branca di videogiochi che si chiamano indie, di solito sono i videogiochi creati da software house indipendenti, che tirano fuori dei piccoli capolavori in grado anche di insegnare tanto. Quindi secondo me sarebbe importantissimo un percorso di questo tipo nelle scuole, e anche insegnare ai ragazzi che ci sono diverse tipologie di videogiochi, non devono per forza giocare tutti alla stessa cosa. Certo, no, mi piace che hai raccontato questo fatto delle emozioni. Io tendo un po' più a contenermi rispetto all'espressione delle mie emozioni, però un No, io non po' ci riesco. mi hai ricordato invece quello che provavo soprattutto in adolescenza, adesso ho più poco tempo per le passioni personali, però ero una grandissima appassionata di manga, per cui quelli quando li leggi, i miei genitori mi dicevano: ma che stai a leggere, un fumetto? No, ma non è un fumetto, non è un manga, ma poi la storia è veramente appassionante, ti insegna Bellissime, sì. il valore dell'amicizia, il senso del tradimento, cioè ci sono veramente una serie di valori non piccoli anche all'interno del manga. Mi hai fatto un po' venire in mente questo tipo di parallelismo, perché io sui videogiochi sono un po' timida, nel senso che ci Guarda, gioco. se vuoi possiamo anche parlare di manga. Quelli che vedi dietro di me sono... Ho una libreria tutta piena di manga qui dietro, quindi super volentieri, sì. Sì, anch'io sono appassionata. Ho iniziato a leggerli che avevo 11 anni con piccoli problemi di cuore e da lì sono andata avanti, sì. No, sono molto belli. E vanno a sensibilizzare, esatto, come hai detto te. Ci sono manga estremamente belli, storie veramente belle che... insegnano qualcosa anche proprio sulla crescita. Ad esempio c'è uno dei generi che va per la maggiore, che è il genere shonen,
che appunto in giapponese vuol dire ragazzo, proprio che raccontano di ragazzi che poi, vabbè, hanno sempre magari dei poteri magici o sono dei supereroi, ok, però c'è la crescita comunque di questo ragazzo all'interno del mondo e spesso appunto si toccano anche lì temi come il bullismo, il sessismo, cose comunque importanti e fondamentali. Quindi, certo, oltre ai videogiochi, anche manga, anche altri tipi di supporti che spesso vengono considerati di nicchia, certo, perché no? Io penso a David, mi ha turbata quando l'ho letto e ogni volta dico alla mia bambina di 5 anni, quando sarai abbastanza grande leggeremo Devilman e scoprirai tutta una Bellissimo. sottotraccia rispetto alla semplice narrazione che sta poi dietro e ti sensibilizza veramente su una serie di questioni che in questo momento non riuscirebbe a capire, ma che invece più avanti lo aiuterebbero molto. Tra Allora, l'altro ci provo a sono leggere. anche fumetti molto impegnati, oltre ai manga, insomma, perché uno pensa ai fumetti, pensa sempre ai supereroi. Ad esempio, io questo periodo sto leggendo Sandman, che è il racconto praticamente di Morfeo, e è molto bello. Ad esempio, Sandman è uno dei fumetti che io consiglio di più perché è tutto un mix di personaggi diversi, cioè all'interno di Sandman, ad esempio, ci sono le Barbie, c'è Batman, ci sono i pony, c'è di tutto, è proprio un miscuglio di tante cose, ci sono dei serial killer, però insegna anche tante cose proprio su come approcciarsi alla vita, è quasi filosofico come fumetto, quindi ci sono molti fumetti che anche lì possono essere, secondo me, associati all'arte, se non vogliamo dire i manga, ecco. Ma per One Piece in certi momenti ho pianto come una scema leggendo, però c'era veramente dei momenti toccanti. Quando Assolutamente. Seina ha perso il braccio, veramente sono rimasta logorata. Allora, volevo provare a vedere qualche domanda così. Poi non ti rubo più tantissimo tempo, però No, ci no, ma tengo assolutamente, tanto per me è un a fare piacere. questa chiacchierata con te perché permette a me di fare un salto ulteriore rispetto a tutte queste dirette, sia sul fronte del riconoscimento degli sport come sport effettivo, che su quanto è importante provare a sviluppare il discorso dell'utilizzo del gaming per imparare tutta l'attività di coding, di programmazione, di come potrebbe essere interessante anche per presentare ai ragazzi le nuove professioni, i nuovi mestieri. Io ieri, per esempio, ieri pomeriggio ho aperto anzi un progetto che mi portavo in lavorazione da un anno circa, che è un open doors diretto ai ragazzi con le principali aziende italiane per provare a fargli un orientamento sulle professioni. E abbiamo preso una serie di grandi aziende nazionali ed internazionali e lì con questi grandi CEO sono emersi un po' i nuovi mestieri, quanto la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica faccia parte del futuro di questo paese. È stato detto sotto tutti i punti di vista, cioè non solo dal dirigente di alto livello o al programmatore, ma anche a chi oggi fa agricoltura che ha bisogno di applicare la tecnologia persino in quell'ambito. Certo. Per cui c'è veramente un mondo che merita di essere trattato. A qualcosa Assolutamente, hai senza poi detto? toccare la realtà virtuale, che poi lì si apre un altro mondo ancora più ampio. Certo. Io, ad esempio, ultimamente sto utilizzando dei supporti di realtà virtuale e mi è capitato, magari in delle giornate dove mi sentivo particolarmente rinchiusa in casa, perché appunto siamo in lockdown, di mettermi il visore, ho detto, sai che c'è, mi carico il Giappone. E mi sono caricata, ad esempio, questo scenario del Giappone. Ed era quasi come visitare poi le strade del Giappone, che poi per carità non è la stessa cosa perché non si sentono gli odori, non hai il tatto, però già è qualcosa che può aiutare. Ma poi neanche da pensare per tutte le implicazioni che può avere per persone magari che sono in sedia a rotelle o persone magari con delle disabilità che non riescono magari a vivere determinate esperienze e possono mettersi un visore di realtà virtuale e cercare alla fine di riviverle in modo diverso, che appunto non è lo stesso modo, ma è un modo diverso. Quindi Certo. sì, ci sono. Su questo fronte, secondo me, la tecnologia può fare tantissimo. Se Sì. pensi anche al fatto che adesso nel mondo dell'arte la si usa tantissimo per visitare o attirare turisti a visitare le chiesette Anche, sì. piccoline, per esempio, che ci sono Sì. nei nostri borghi, si utilizza tantissimo la realtà virtuale per far sì che nel momento in cui uno
entri a visitare, sì, la piccola chiesetta, possa fare anche questo tipo di visite con i visori. Quindi alla fine le innovazioni ti aprono veramente una finestra su un mondo che è incredibile. Bisogna imparare a saperlo utilizzare, però è un mondo oggettivamente per i ragazzi e per le nostre ragazze incredibile, di sviluppo grandissimo. Forse su Di questo c'è sicuro ancora un sì. po' di discrepanza tra l'Italia e l'estero, vero? Siamo un po' indietro, sì, in generale, per l'utilizzo delle nuove tecnologie, sia per quanto riguarda appunto la crescita dei ragazzi, che l'istruzione, che proprio la vita di tutti i giorni. Molti lo vedono come, cioè, lo demonizzano, pensano che Certo. sia, come dicevi prima, una perdita di tempo, qualcosa che ti aliena e ti estranea. Io non la vedo in questo modo, io la vedo come un'integrazione a quella che può essere la vita di tutti i giorni. Non sostituisce, ma aggiunge, secondo me. Sono delle esperienze in più che tu puoi vivere che non vanno a togliere nulla alle esperienze che poi vivi nella vita di tutti i giorni normalmente. Quindi, secondo me, sì, ci sono tantissime opzioni che non stiamo nemmeno calcolando per quanto riguarda l'applicazione delle nuove tecnologie, proprio perché vengono viste come, ah no, non vogliamo sostituire l'uomo alle Certo, macchine. c'è un Contrario. po' di retrosia culturale, però d'altronde diciamo che anche il mondo del lavoro, secondo me, a un certo punto si deve evolvere sotto certi punti di vista. Quest'anno ci ha insegnato che si può lavorare in maniera differente, non necessariamente prendendo il treno, facendo 2 ore di strada per andare a lavorare in un vicino, un ufficio, che certe Esatto, cose c'è si lo smart possono. working, infatti, ma infatti era insensato pensare, appunto, pe penso a chi fa da pendolare e deve magari passare tutta la mattinata a viaggiare quando potrebbe utilizzare quel tempo per fare qualcosa di produttivo, magari da casa. Molte aziende effettivamente lo stanno capendo proprio adesso e questo lo considero un passo avanti, in una No, ma situazione io in cui infatti. sì. No, dico di questo passo avanti sono contentissima perché è stato difficile riuscire a portarlo avanti, però secondo me ci ha insegnato prima di tutto a fare lo switch culturale. Si Vero, può vero, vero. lavorare in una Capire che si maniera può diversa, fare. perché quello che serviva era il passaggio culturale, cioè la paura, un po' il timore più che la paura, del fatto che staccando una persona dalla scrivania dell'ufficio non Non producesse potesse uguale. lavorare. Non No, potesse lavorare. assolutamente. Beh, lì dipende ovviamente da quanto una persona si sa regolare, ma bisogna prendere individuo per individuo, cioè non si può fare appunto di tutta l'erba un fascio e pensare che tutti, se sono da casa, non lavorano. In realtà non è così. C'è Anzi. chi magari, esatto, c'è chi magari a casa si distrae, per carità, non dico di no, ma c'è anche chi invece riesce a essere più produttivo, magari avere anche un orario di sonno più regolare che poi lo porta ad alzarsi prima la mattina e essere più produttivo sia in casa che sul lavoro. Ma infatti poi Quindi, pensa che si è posto in quest'anno il tema del diritto alla disconnessione, cioè un tema Ok. che se ci pensi fino a parlarne 2 anni fa era una roba folle per Certo, chi stanno venendo veramente. fuori un sacco di cose nuove, infatti. Un sacco di. E tu come te lo garantisci per te stesso il diritto alla disconnessione? Perché poi Io mi immagino prendo che delle sia un lavoro. giornate. È proprio un lavoro Sì, che è assorbe, no? assolutamente sì, è un lavoro che comunque richiede tutto il proprio tempo, perché comunque non c'è solo la parte che poi si va a vedere su Twitch, cioè non c'è solo la parte di live stream, c'è poi tutta la parte di premeditazione e creazione dei contenuti che poi si andranno a portare. Quindi in realtà sì, serve tanto tempo, servono tante energie e soprattutto serve anche la mente sgombra. Infatti io in questo periodo mi sento un po' un blocco creativo perché comunque sento che ho il bisogno magari di fare un viaggio, cosa che adesso non posso fare ovviamente, o liberarmi un attimino la mente perché è difficile comunque farlo stando sempre a casa, cioè si inizia a lavorare in un ambiente che dopo un tot diventa stantio, ma stessa cosa nell'ufficio, dopo un tot che sei nello stesso ambiente, vedi sempre le stesse cose, sempre le stesse persone, è normale che ci sia un po' carenza di spunti creativi. Quindi per questo sì, servono assolutamente magari le giornate, ecco, di disconnessione in cui magari si mettono giù i social, si fa altro. Io ad esempio amo leggere, quindi magari passo un pomeriggio a leggermi qualcosa che può essere un manga, un fumetto o un libro, perché io leggo tutto. Adesso così, quando si potrà, magari ecco, una bella passeggiata anche per cercare di prendere un po' d'aria appunto e farmi venire nuovi spunti creativi.
Però sì, è importante staccare ogni tanto. Decisamente, però se ci pensi effettivamente arrivare addirittura a pensare di poterlo mettere in una legge il diritto alla disconnessione vuol dire che proprio in questo anno Che si sta un esagerando. meccanismo, qualcosa si è spezzato e si è fatto un passo in avanti che secondo me non può che essere positivo. Poi chiaramente nessuno vuole Sì. l'alienazione delle persone Certo, chiuse, no? sempre lì. Però insomma vedere te mi sembra che sei tutt'altro che una persona dissociata o che non ha forti mali, anzi, mi pare No, beh, decisamente una piena provo, di vita. sì, provo comunque ad avere un equilibrio, anzi, adesso sto cercando di fare il fioretto, fra virgolette, che di andare sempre a dormire alla stessa ora la sera per svegliarmi sempre presto, perché comunque in generale io mi sveglio presto, però ecco, piuttosto che sacrificare magari ore di sonno per svegliarmi sempre alla stessa ora, ho detto no, sai che c'è, vado a dormire presto, però sì, si cerca di avere uno stile di vita equilibrato. Anche comunque facendo questo lavoro che porta ad alienarsi, come pensano in tanti. In realtà non è così. Io ho conosciuto tantissime persone tramite il mio lavoro, ho avuto tantissime opportunità di viaggiare tutto il mondo, di conoscere persone nuove, di conoscere aziende, cosa che magari non avrei fatto se continuavo a fare magari l'altro lavoro che facevo prima, facevo la commessa in un negozio e per carità, lavoro fantastico, però mi portava magari a essere rinchiusa in un ambiente che non mi dava altri tipi di spunti, cosa che questo invece mi ha portato, a differenza di tutto quello che pensano le persone che ci vedono rinchiusi nei nostri loculi 24 ore 24 su 24. Più che altro mi viene da citare ogni tanto, no, perché le nostre stanze sono state definite loculi e ho detto, beh, adesso, loculi. Loculi, addirittura, Sì, un'esagerazione. è capitato, è capitato. Quindi, sì, in chat mi dicono frecciatina, piccola frecciatina. Beh, sì, perché alla fine io credo che sia un modo diverso per essere sociali, che non sostituisce il modo normale, ci metto tantissime virgolette di esserlo, perché appunto, come si Certo. diceva prima, non mi piace etichettare, non esiste un normale, alla fine è tutto soggettivo. Tutto molto soggettivo. Senti, tra i commenti ce n'è uno che ritengo uno spunto effettivamente molto sensato. All'interno delle scuole commerciali in indirizzo informatico si studia ormai una programmazione che oggi non si usa più. Questo ci riporta un po' al discorso di prima, al fatto che su questo sicuramente un impegno ce lo possiamo prendere. A Sì. provare a rinfrescare i programmi, rinfrescare, diciamola così, ad Rinfrescare, sì. aggiornare i programmi di studio, perché è chiaro che provando a fare maggiori, non esperimenti in senso negativo, usiamo sempre le parole con cautela, questa è la deformazione professionale, però provando a sperimentare qualcosa di nuovo, aggiornando i piani di studi, secondo me si possono ottenere dei risultati grandissimi, perché un po' cadiamo. Io spesso cado in questo errore nel ritenere che i ragazzini di oggi, solo perché sono nativi digitali, siano necessariamente bravi ad utilizzare Forza. tutti gli strumenti e che li sappiano usare anche all'interno dell'ambito lavorativo, che abbiano quella forma mentis. In realtà non è del tutto così. Cioè, Vabbè, alcuni sanno certo. usare certi tipi di. Diciamo così, Di magari di tecnologie, sì. giochi, esatto, di tecnologie, però non riescono a fare lo switch per applicarle al mondo del lavoro. Con questo credo che forse con un supporto maggiore della scuola, utilizzo però anche di insegnanti che lo sappiano fare, perché lì bisogna poi andare a prendere Lì versione. sì, servono insegnanti che poi sappiano effettivamente quelle che sono, che conoscano le nuove tecnologie. Perché poi, esatto, come dicevi prima, non è che siccome un ragazzino magari gioca ai videogiochi e gli piacciono, li conosce bene, allora ti sa necessariamente fare una presentazione in PowerPoint. Cioè, non è così. Esatto, Sì, non è cioè, non sono correlato, no. collegate queste cose. Quindi, certo, sicuramente. Cercare di dare una rinfrescata anche al sistema scolastico da questo punto di vista, per cercare di anche introdurre magari dei nuovi supporti, perché no? Secondo me sarebbe fattibile e assolutamente andrebbe a migliorare proprio tutta la nostra società dalla base. Va bene. Io ti lascerei andare chiedendoti l'ultima domanda di rito che faccio un po' a Sì? tutti. Va bene? Quindi, i tre ospiti finora, che cosa ti senti di suggerire a me come ministro delle politiche giovanili o in generale alla politica in questo momento? Ma io
ti suggerisco assolutamente di continuare quello che stai facendo perché vedo le persone che sono super interessate a questo tipo di live, di dirette dove c'è uno scambio che secondo me può solo portare ad un arricchimento perché si conoscono cose. Allora, già di base, già che sai che conosci i manga, mi ha dimostrato di avere una cultura comunque molto molto superiore a quella della media. E vedo che infatti tutti erano super contenti per questa cosa. Però secondo me sei sulla strada giusta per cercare anche di portare qualche tipo di innovazione. E io spero tantissimo che i tuoi colleghi ti ascolteranno, perché già il solo fatto che sei qui, ti stai mettendo in gioco, sei in un ambiente comunque che non è la comfort zone, ma lo stai facendo, secondo me è una grande prova di coraggio e sei sulla strada giusta assolutamente, quindi continua così. Cioè, il consiglio che ti posso dare è proprio continua così. Lascia perdere se magari ecco qualcuno dirà oh, ma chissà che cosa vuole fare su internet. No, purtroppo, anzi, per fortuna non è grazie alle male lingue che si possono portare avanti le innovazioni e secondo me stai facendo qualcosa di fantastico. Ti apprezzo moltissimo per questa Grazie. cosa. Vedo che anche in chat Vi sono tutti ringrazio. super gasati. Vi ringrazio tutti tantissimo. Ti ringrazio per la chiacchierata, il tempo che mi hai dedicato. Grazie a tutti quelli Io che ci hanno ringrazio te. seguito per i commenti. E magari la prossima volta, col prossimo ospite, parleremo anche della mia passione musicale, così a raccogliere anche il sentimento sul fronte della musica. Va bene, grazie Grazie mille tante. davvero. Io Grazie sono mille. onorata di aver partecipato a questa live con te e wow, complimenti per l'apertura mentale e per il fatto di, cioè, che ti stai mettendo in gioco così. Complimenti. Ringrazio. L'onore è stato tutto mio. Grazie mille, Oh, grazie a tutti. Ciao a tutti. grazie. Ciao. Ciao.